tragedia ad Amantea, un 27enne travolto da un treno, era vicino ai binari per ammirare i fuochi d'artificio. Scuola, vertice regionale sul dimensionamento, giovedì l'incontro alla Cittadella, Prince afferma, confido nella serietà del lavoro di Provincia e Metro City di Reggio. Addio a Nicodemo Librandi, un grande calabrese che ha onorato l'Italia. I dati sono davvero allarmanti, lo conferma anche la CGA di Mestre, denatalità in Calabria, negli ultimi 10 anni 92.000 giovani in meno. Conclusa la 17ª edizione del Palio del Ciuccio a Guardavalle, una manifestazione popolare a carattere storico, numerose le presenze. Eccezionale riuscita della 6ª edizione della Saga della Capra. Le somme raccolte sono state devolute alle spese della 115ª edizione della Festa della Madonna della Consolazione. Buon inizio settimana, cari telespettatori, e bentrovati al nostro TG News. Una tragedia ad Amantea, parliamo di un 27enne travolto da un treno. Era vicino ai binari proprio per ammirare i fuochi d'artificio. Un servizio di Maria Teresa Criniti. Tragedia durante la festa di San Francesco a Campora San Giovanni, dopo il concerto di Adriano Pappalardo in prossimità dello spettacolo pirotecnico che da sempre sancisce la fine delle celebrazioni, un gruppo di giovani avrebbe cercato di raggiungere il mare tagliando dai binari della stazione con lo scopo di godersi al meglio lo spettacolo di luci. Purtroppo le cose non sono andate come previsto, poco prima dell'una infatti un 27enne del posto, Francesco Paradiso, è stato investito da un treno in transito lungo la linea ferrata di Campora San Giovanni. Il giovane, secondo quanto riportato in una prima ricostruzione dei fatti, era in compagnia di altre due persone, tra cui la sorella più piccola, che sono riuscite ad evitare l'impatto con il mezzo. L'intervento dei soccorsi è stato immediato, con le ambulanze e le sirene delle auto delle forze dell'ordine che hanno risuonato per le vie di Campora e con i partecipanti alla festa che non hanno potuto far altro che associarsi al dolore della famiglia della vittima per quanto avvenuto. È stato trovato senza vita, parliamo di un 49enne, Carmine Morello, scomparso il 9 di agosto scorso a Corigliano Rossano, nel Cosentino. Il cadavere di Morello è stato individuato dai carabinieri del reparto territoriale di Corigliano Rossano in una zona isolata di Contrada Strange. L'esame esterno ha consentito così di rilevare sul corpo dell'uomo alcune ferite compatibili con colpo di arma da fuoco. Per avere la certezza in quel senso e dedurne quel Morello sia stato vittima di omicidio, si attende comunque, a prescindere l'esito dell'autopsia disposta dal PM di turno della Procura della Repubblica di Castrovillari. Cambiamo pagina, parliamo di 4 persone, tutte di nazionalità straniera. Sono state arrestate a Vibo Valenza dalla polizia con la collaborazione dei carabinieri e anche della Guardia di Finanza, con l'accusa di aver sequestrato un minorenne allo scopo appunto di estorcere una somma di denaro allo zio. Sia quest'ultimo che il ragazzo sequestrato sono della stessa nazionalità degli arrestati. Infatti parliamo perché la vittima del tentativo di estorsione si è rivolta subito, immediatamente alla polizia, proprio per denunciare quanto era accaduto, consentendo così l'avvio dell'indagine che a distanza davvero di pochissime ore hanno portato all'individuazione del minore sequestrato e anche all'arresto di 3-4 responsabili del rapimento. Il quarto, pensate, componente del gruppo di sequestrati è stato bloccato poco dopo. 2 dei responsabili invece del sequestro sono anche loro minori. Parliamo di scuola, vertice regionale sul dimensionamento. Infatti giovedì l'incontro alla Cittadella, però Princi afferma, confido nella serietà del lavoro di Provincia e Metro City di Reggio Calabria. Guardiamo. In vista della grande responsabilità che incombe sui presidenti delle province e sul sindaco della città metropolitana di Reggio, chiamata ad approvare entro il 30 settembre i piani di dimensionamento della rete scolastica provinciale per l'anno 2024-2025, la vicepresidente della regione con delega all'istruzione Giussi Princi ha convocato in cittadella regionale tutti gli attori per giovedì 7 settembre alle ore 11.
A scanso di equivoci, la vicepresidente chiarisce che la Regione Calabria non ha licenziato alcun piano di dimensionamento, ma che ai sensi dell'articolo 139,1 del decreto legislativo 112/1998 sono attribuiti alle province in relazione all'istruzione secondaria e superiore e ai comuni in relazione agli altri gradi inferiori di scuola i compiti e le funzioni concernenti l'istituzione, l'aggregazione, la fusione e la soppressione di scuole. La Regione, insomma, spiega Princi, attraverso le linee guida, ha deliberato i criteri su cui gli enti locali predisporranno il dimensionamento scolastico. Adesso la vicepresidente raccomanda a tutti i presidenti nel lavorare ai piani regionali, che è quello di salvaguardare i piccoli comuni e le aree interne. I criteri contenuti nelle linee guida regionali in cui si dovranno adeguare gli enti sono infatti quelli di promuovere gli accorpamenti nei grossi centri, mantenendo le autonomie scolastiche nei piccoli comuni, nelle aree interne e nelle aree periferiche che si caratterizzano per condizioni di particolare disagio. La vicepresidente Princi, visti anche i tempi ristretti, invita le realtà provinciali a promuovere conferenze di ambito con i comuni ricadenti nei propri territori che insieme alle province dovranno redigere i piani. Confido nella serietà del lavoro da parte delle province della città metropolitana di Reggio, afferma Giuseppe Princi. Sono certa che conoscendo le rispettive realtà opereranno al meglio a tutela dei propri territori, ottemperando alle scadenze con spirito di confronto interno. Per supportare gli enti locali, riequilibrando le diverse istanze territoriali, afferma la vicepresidente, abbiamo previsto la costituzione di tavoli decentrati interistituzionali che si insedieranno dopo la prima decade di settembre. Un addio a Nicodemo Librandi, un grande super calabrese che ha onorato l'Italia. Guardiamo. Semplice, delicata, amorevole come solo una compagna di vita può esserlo. Le parole di Enza Librandi sono la sintesi dell'ultimo saluto a Nicodemo Librandi, il professore che ha inventato il vino calabrese nel mondo. Nella chiesa di Sant'Antonio da Padova, a Ciro Marina, si sono tenuti i funerali dell'imprenditore calabrese. Presenze da tutta la Calabria, la famiglia, i suoi collaboratori. Un uomo sincero e trasparente che lascia un grande vuoto, ma anche un'idea ancora da coltivare. Credeva alla Calabria, ne parlava come terra di sogni e bellezza. Lui e suo fratello Tonino hanno dimostrato che era, che è possibile. Per questo c'eravamo anche noi, per testimoniare la sua capacità di incidere nel tessuto morale ed economico di questo pezzo di mondo. Adesso il testimone passa nelle mani di Raffaele e Paolo, i figli di Nicodemo. Nessuno ha fatto tanto come Nicodemo per la viticoltura calabrese e dunque del sud. Librandi è la più importante azienda del vino in Calabria, tra i grandi protagonisti in Italia. I suoi 78 anni li ha spesi tutti per creare una vera e propria azienda moderna, rilanciando il Gaglioppo, il Mantonico e il Migliocco, attraverso una serie di etichette indimenticabili che ancora oggi calcano la scena, come il Gravello, il Duca San Felice, il Magno Megonio, l'Efeso. Il professore è stato un grande pioniere, ha creato un'azienda modello partendo dalla viticoltura eroica di Ciro Marina. A Rosaneti ha creato un vero e proprio museo della viticoltura calabrese, provando anche vitigni internazionali come lo Chardonnay e il Cabernet Sauvignon. Il vino rosso del sud che fa assaggiare l'infinito a tutta la gente di bocca buona. La tua terra ti sarà lieve, professore. Non accettiamo le scelte del governo sul PNRR e ci stupisce che i presidenti di regione facciano prevalere l'interesse di partito di appartenenza politica rispetto a quello della comunità che governano, lo ha detto la segretaria del PD Elly Schlein concludendo a Vibo Valenza la festa regionale dell'unità. Giudichiamo scellerata, ha aggiunto, la scelta di fare passare 10 mesi di incertezza sugli investimenti del PNRR. Parliamo invece di un giornalista, Cesare Minniti, collaboratore dell'emittente locale Reggio TV, è stato aggredito da alcune persone a Reggio Calabria mentre stava riprendendo di conseguenza un incidente stradale accaduto poco prima. L'episodio risale a giovedì scorso, ma se ne è avuta notizia soltanto oggi. In quei terribili momenti, ha detto ancora Minniti, non mi sono mai perso d'animo, non credo ci sia
un clima di violenza a Reggio Calabria, mi sono resa conto che ci sono persone che controllano in maniera capillare il territorio e si sentono autorizzate a fare ciò che vogliono. Per quanto afferma, comunque continuerò senza titubanza a fare il mio mestiere di cronista, incoraggiato dalla parte sana delle città. Per le lesioni subite, il giornalista ha subito portato nel pronto soccorso del grande ospedaliere metropolitano di Reggio Calabria, dove è stato immediatamente medicato e giudicato guaribile in 7 giorni. Il giornalista è stato colpito con calci e pugni dagli aggressori, che si sono poi subito allontanati. Minniti ha presentato così denuncia alla Polizia di Stato. I dati sono davvero allarmanti, lo conferma anche la CGA di Mestre. De natalità in Calabria negli ultimi 10 anni, pensate, 92.000 giovani in meno. Un servizio di Nicodemo Barillaro. Negli ultimi 10 anni in Italia è sceso di quasi 1 milione il numero dei giovani tra i 15 e i 34 anni. I risultati dell'analisi sulla denatalità della CGA di Mestre sono particolarmente amari per la Calabria, che dopo la Sardegna, meno 19,9%, subisce la flessione più importante, con il meno 19%, seguita da Molise, meno 17,5%, Basilicata, meno 16,8% e Sicilia, meno 15,3%, rispetto a una media nazionale del meno 7%. In termini assoluti, rispetto al 2013, in Calabria ci sono 92.000 abitanti in meno tra i 15 e i 34 anni. A livello provinciale, Cosenza, meno 19,5%, è la quarta più svuotata di giovani a livello nazionale. Catanzaro, meno 19,3%, la sesta, Reggio, la decima, meno 18,8%. Secondo la CGA di Mestre, questa contrazione nella fascia di età più produttiva della vita lavorativa sta recando grosse difficoltà alle aziende italiane. Ma non è tutto. Oltre ad avere pochi giovani, continua la CGA di Mestre, il tasso di disoccupazione giovanile e l'abbandono scolastico sono elevati soprattutto nel mezzogiorno. Insomma, i giovani italiani sono in calo, con un livello di povertà educativa allarmante e lontani dal mondo del lavoro. Un responso che emerge in maniera evidente quando ci confrontiamo con gli altri paesi europei. È un quadro desolante che rischia di pagare caro se, come sistema paese, non terremo ad aumentare il numero delle nascite e investire maggiormente nella scuola, nell'università e soprattutto nella formazione professionale. Sui dati è intervenuto ieri Giacomo Francesco Saccomanno, commissario regionale della Lega, secondo cui per Calabria e Sicilia il ponte sullo stretto di Messina è l'ultima opportunità per invertire la tendenza negativa. Saccomanno sostiene che l'infrastruttura potrebbe rappresentare una svolta per il ripopolamento demografico della Sicilia e della Calabria, offrendo nuove opportunità di lavoro e sviluppo economico. Si sta verificando l'autenticità della notizia emersa successivamente alla pubblicazione del caso della bambina autistica di 3 anni che viene fatta allontanare dal parroco durante una celebrazione matrimoniale a Gerace. A comunicare la situazione tramite email è proprio il padre della bambina, particolarmente toccato dall'accaduto. Vanno in suo aiuto l'associazione ADA, sia per il ruolo che ricopre, ma la polizia postale, affinché si possa comprendere se sia veritiero. Cambiamo pagina. Taurianova ricorda i 10 anni della morte del colonnello Cosimo Fazio. Guardiamo. E ricordiamoci anche, e non va dimenticata, la sua morte, come è avvenuta sempre a servizio dello Stato, per garantire, peraltro in un giorno di festa, questo non lo dimenticherò mai. Prima sono stata anche contenta perché il figlio del colonnello Fazio mi ricordava che sono stata l'unica parlamentare allora a fare una interrogazione proprio sulla figura del colonnello Fazio e sulla sua morte. Quindi stasera è giusto che Taurianova lo ricordi e non potremo mai dimenticarlo. Per me, per come lo ricordo io, è stato un maestro di vita e un esempio di vita soprattutto, perché la più grande dote che aveva il colonnello Fazio era essere esempio costante e giornaliero. Cioè, colonnello Fazio apparteneva a una categoria speciale di persone le quali
non chiederebbero mai agli altri di fare ciò che non farebbero loro per primi. Per cui questo tipo di atteggiamento e di comportamento diventa un percorso educativo. E che io ricordo questo, al di là poi del fatto che abbiamo mille aneddoti da raccontare, ma diventano cose nostre, personali, interne. Quello che oggi, secondo me, va ricordato è 10 anni della sua scomparsa, sono proprio questi grandissimi valori che aveva il colonnello Fazio e che sono gli stessi valori che lo hanno portato poi a morire, perché l'altissimo senso del dovere, il senso dello Stato, l'esempio, non gli hanno impedito di essere il giorno 15 agosto del 2013 al porto di Reggio Calabria a dirigere le operazioni di soccorso di immigrati, di profughi che arrivavano con le navi. Ecco, questo qua è quello che bisogna ricordare. Spesso queste persone passano come eroi, ma in realtà non sono eroi. Sono persone che fanno quotidianamente il loro dovere. Il fatto che io sia della Guardia di Finanza e abbiamo avuto questo rapporto molto stretto e collaborativo alla Direzione Investigativa Antimafia dimostra come se c'è onestà intellettuale, diverse culture, diverse competenze possono mettersi insieme e creare un unicum attraverso il quale raggiungere obiettivi importanti, quali sono stati raggiunti alla DIA e poi i carabinieri. Ecco, il mio ricordo di Fazio è questo, l'esempio vivente. Sindaco, oggi si ricorda il colonnello Cosimo Fazio che fu comandante di questa stazione dei carabinieri. Ecco. Sì, ce lo ricordiamo, un momento particolare per un uomo che merita assolutamente di essere ricordato, per la sua caparbietà, per la sua onestà, per la sua insita voglia di legalità, di riportare legalità. Un uomo dello Stato. Un uomo dello Stato, un servitore dello Stato. Noi l'abbiamo conosciuto e abbiamo avuto il piacere di insignirlo anche con la cittadinanza onoraria molti anni fa, perché a Taurianova il colonnello Fazio ha lasciato un grande ricordo da uomo, da carabiniere, da servitore dello Stato, e quindi di conseguenza con grande gioia che questa sera celebriamo questa serata in suo onore e in onore della legalità che lui incarnava tutta. Negli anni 1982, quando è arrivato il capitano Cosimo Fazio, erano gli anni tristi, gli anni bui, c'erano le faide, era il momento neri per Taurianova. Ecco, come lo ricorda il colonnello? Guarda, il colonnello prima di essere un capitano dei carabinieri era un padre di famiglia per tutti noi. Io ero giovane carabinieri, che avevo 22 anni, e mi ricordo benissimo che lui mi ha, diciamo, indottrinato per, tra virgolette, imparare il mestiere di essere un bravo carabiniere. Sì, erano anni difficili perché papà arriva qui a cavallo tra l'81 e l'82, quindi pochi anni dopo la strage di Razzà, quindi in un momento dove c'era uno scollamento tra quello che era la popolazione civile e le istituzioni. Il lavoro di papà fu soprattutto quello di cercare di far tornare fiducia nella popolazione civile, far sentire la presenza dello Stato, cosa che riuscì, perché le grandi operazioni che si riuscirono ad avere in quegli anni tra cattura di latitanti e contrasto al crimine organizzato furono, diciamo, determinati anche dalla collaborazione dei cittadini che, tornando a fidarsi delle istituzioni, collaborarono con gli inquirenti e quindi si riuscirono ad ottenere risultati di rilevanza. Anche in Calabria scatta il fermo pesca dallo Ionio al Tirreno, infatti stop al pesce fresco a tavola proprio per la via del fermo che porta così al blocco. Parliamo da Brindisi in Puglia fino a Reggio Calabria. A darne notizie è proprio Coldiretti Impresa Pesca. Il blocco durerà dal 4 settembre fino al 4 di ottobre e va così ad aggiungersi a quello già attivo in tutto l'Adriatico, dove le attività riprenderanno in alcuni tratti del litorale il 9 di settembre. Polsi, festa della Madonna della Montagna, un bagno davvero di folla. Sulla viabilità invece c'è tanto da dire, infatti come Agno diventa difficoltoso arrivarci. Un servizio di Pino Carella. Da Polsi non potevamo che incontrare Nino Romeo, che è procuratore della Sacra Effigie, anche custode per Bagnara, colui che ha organizzato anche l'incoronazione. Beh, una bella giornata oggi, sole ma anche una bella giornata di religiosità. Ma siamo qua per Maria. Io la definisco la regina della montagna e del mare,
perché Bagnara è stata sempre legata al mondo di Polsi. Bagnara è una sorta di enclave, qui anche delle case dedicate. Sì, sì, Bagnara ha anche una casa dei bagnaresi, che speriamo presto che insieme a Don Tonino, che è il superiore, riusciamo a metterla a posto per i bagnaresi. Poi possono usufruire anche tutti coloro che vogliono venire a Polsi. Insomma, si sta lavorando. Senti, il pellegrino di Bagnara cosa ti racconta, cosa ti dice? Ma il pellegrino di Bagnara si affida a Maria. Credo che ognuno di noi abbiamo bisogno di Maria e quindi ci tiene, prega. Senti, oggi è una giornata importante, oltre alla festa patronale ovviamente, la vostra, quella di San Luca, questa è la festa principale, nonostante tutto strapieno di gente. È certo che è pieno di gente, anzi io, viste le condizioni, pensavo che ci fosse di meno, invece c'è tanta gente. Questo è un santuario che attira, e attira perché c'è una sacra immagine, un'immagine miracolosa che chi viene ritorna a Pols, e tu lo sai perché sei venuto la prima volta e sei tornato ancora. Non... Che differenza c'è, no? Almeno entro un po' nell'intimo, raccontare Pols o viverla da pellegrino oppure viverla da sindaco, come nel tuo caso? Ma io la vivo perché con lo stesso animo, con la stessa fede, la vivo ugualmente, sia da cittadino comune che da sindaco. Certo, da sindaco sono caricato di responsabilità, perché mi sento responsabile di tutta l'organizzazione, di tutto quello che può anche succedere, insomma, no. È davvero un disagio enorme per tutta questa gente. Sì, un disagio che ormai atavico, mi permetta di dire, nel tempo. Noi abbiamo provato con dei fondi di bilancio nostri di sistemarla al meglio, però è chiaro com'è. Io sto provando ormai a dire, ma sono ormai diventato quasi estenuante da questo punto di vista, che servono dei fondi straordinari, serve una sinergia istituzionale a 360 gradi, perché questa non è la strada, diciamo, una strada comune, una strada tradizionale. Questa è una strada molto importante, non soltanto per il nostro territorio, non soltanto per la nostra Calabria, ma per i tanti fedeli che sono devoti durante tutto l'anno. Oggi è una bella giornata e ci siamo arrivati anche con qualche difficoltà, con tranquillità. Sicuramente non è una strada in sicurezza, però immaginate tutti quei devoti che durante l'anno continuano a venire al santuario. Non è rispettoso nei confronti di nessuno ed è mortificante, lo dico con molta tranquillità e me ne assumo completamente la responsabilità, perché ormai lo sapete, le cose non le mando a dire ma le dico direttamente nei termini che stanno. Serve una sinergia istituzionale, questa non può essere una strada di competenza nostra, perché non abbiamo la forza per poterla manutenere per come deve essere fatto. E quindi, siccome di fondi fortunatamente ce ne sono e anche tanti, allora mettiamoci una mano sulla coscienza tutti, se non lo facciamo per la città metropolitana, facciamola quantomeno per la devozione dei tanti che ci mettono, che vogliono ovviamente provare a manifestare, e tanti non vengono anche per questo motivo, perché comunque la strada non è completamente in sicurezza. Siete uno dei luoghi più partecipati della provincia di Reggio, parliamo anche di turismo religioso, non si può manifestare appieno in questo caso? Sì, di turismo religioso noi potremmo vivere, me lo permetta, durante tutto l'anno, e ovviamente il fatto di non avere una viabilità ordinaria messa in sicurezza non ci permette di sfruttare al meglio quelle che sono le nostre potenzialità, quindi non soltanto la bellezza dei nostri incontaminati luoghi, ma anche la possibilità di poter fare questo turismo religioso che ci invidiano da tutto il mondo, però non riusciamo ancora a metterlo completamente a sistema, ed è un limite e ognuno di noi deve prendere atto di questo limite. C'era già stato a Polsi lei? E c'ero stato da piccolino, prima che venisse a mancare papà, quindi sono carico, ricordi quali sono? Carico di emozione, non era così bello, diciamo, per come negli ultimi anni sono riusciti, ecco, a ridare anche quella sua importanza, quindi carico molto sicuramente d'emozione perché c'ero stato da piccolino. Al Museo Pietrarotto, all'Agriturismo Fassi di Guardavalli, non poteva assolutamente mancare la messa degli artisti con benedizione degli animali e dei ciucci del palio. Guardiamo.
È stata celebrata ieri presso il Museo di Contrada Pietrarotta nell'agriturismo Fassi a Guardavalle la messa dedicata agli artisti. A celebrare la Santa Messa il parroco Don Orlando Amelio della parrocchia di Santa Gazio Martire di Guardavalle. E gli artisti sono una categoria particolarissima perché attraverso il dono molteplice, multiforme che Dio ha concesso loro sono degli strumenti privilegiati per aiutare l'umanità intera in ogni epoca ad orientare il cuore o i cuori a Dio. Quindi gli artisti sono una schiera di persone assolutamente necessarie alla storia, necessarie all'umanità, ai cuori. Ecco, assume poi un significato particolare in questo contesto a Guardavalle, il Palio del Ciuccio, alla presenza anche di tantissimi giovani, ma pure famiglie che sono qui per partecipare a una manifestazione di spettacolo, ma anche nel rispetto degli animali. Ma certo che assume una valenza particolare. Dal giorno in cui sono arrivato parroco a Guardavalle, 2 anni e mezzo fa, ho notato subito questo contesto naturalistico molto bello. E allora ogni cosa, a cominciare dal creato, aiuta i cuori ad orientarsi a Dio e, ripeto, gli artisti sono collaboratori di Dio e anche dell'umanità a far sì che i cuori, attraverso la contemplazione del bello, non si impaludino nei meandri della storia, ma si orientino ai valori dello spirito, ai valori dell'assoluto, dell'eterno. Senta, la benedizione degli animali, che valore ha? Gli animali sono anch'essi creature di Dio, sono sempre stati strumenti di ausilio, di aiuto per l'uomo nel lavoro, ma anche strumenti per la gioia del cuore dell'uomo. Pensiamo, che ne so, le paperelle, le caprette, i bambini che giocano nei campi, nelle fattorie. Oggi, se c'è tanta depressione in giro, è anche dovuto al fatto che c'è molto meno contatto con la natura, e specialmente con gli animali, tant'è vero che tante patologie si curano con l'ausilio degli animali. Se noi ce l'abbiamo, dobbiamo ringraziare tanto il Padre Eterno e anche coloro che ce li mettono a disposizione, in questo caso la famiglia Guido che ci ospita in questo agriturismo. È conclusa la 17ª edizione del Palio del Ciuccio a Guardavalle, una manifestazione popolare a carattere storico, e numerose sono state le presenze. Guardiamo. E il Rione Indaril, vincitore della 17ª edizione del Palio del Ciuccio, che torna nella sua data consueta dal 1 al 3 di settembre. Un'iniziativa promossa e patrocinata dalla Regione Calabria, dal Parco Regionale delle Serre, il Comune di Guardavalle, il Gal Serle Calabresi e Terre Locridei, da altre istituzioni. Un evento che negli anni ha raggiunto numerosi consensi e ha visto confluire a Guardavalle un numero sempre crescente di turisti, ma anche di amatori delle più antiche tradizioni contadine. 3 giorni dove sono stati riproposti i giochi storici del territorio, quelli che un tempo bastavano a creare in un borgo l'area di festa e in grado di accontentare intere popolazioni. La valorizzazione del territorio, questo è l'obiettivo del direttore artistico Francesco Sorgiovanni, che pensando al periodo del Vicereame di Napoli ha scelto il concerto dei Bottari del Re Ferdinando con le loro musiche speciali e i loro strumenti. La giornata conclusiva è stato l'esilarante Corsa dei Ciucci nell'area dell'agriturismo. Uno, via, via, via con i ciucci, nessuno si ostacolo. Va bene, vai con i ciucci, ecco il ciuccio giallo, Ciancio, dove sei Ciancio? Vai con il ciuccio giallo, questo dove stai andando, piano, uno vuole scavalcare, ciuccio giallo, ancora il verde deve andare. Primo giro del ciuccio giallo, Alberto col ciuccio rosso va alla fuga. Vai ciuccio giallo in vantaggio. Gli altri ciucci non si sanno dove stanno andando a ciucciare. Ciuccio giallo, ciuccio rosso.
Vai il ciuccio giallo, vai Fantino, ecco Arancione, ecco Musa che è più appresta a fare il primo giro. Ciuccio giallo e ciuccio rosso già hanno fatto due giri. Ciuccio giallo e ciuccio rosso. Tu con su ciuccio non sei, non si può capire. Sta andando a pascolare. Seguita poi dal ballo del ciuccio di fuoco, da quello dei giganti, per chiudere con il momento suggestivo del teatro di figura. Musici, fuoco e acrobazie varie dalla compagnia Magma, dal fakirismo ai serpenti con il grande Antonimus, fino al concerto di musica etnica di Francesco Giannini e la sua band. Adesso ci fermiamo un pochino, pubblicità. Eccezionale riuscita, parliamo della sesta edizione della Sagra della Capra organizzata dai giovani del Borgo di Junchi. Infatti è stato battuto, pensate, ogni record di presenze e di raccolta fondi. Le somme infatti raccolte sono state devolute al comitato proprio per contribuire alle spese della 115esima edizione della Festa della Madonna della Consolazione di domenica 10 settembre. Un servizio di Vincenzo Logozzo. Ma mangiato la pasta, un succo da... Bella, complimenti a Maria! Pasta in casa con succo da grappa di Maria Lombardo e company. Siamo arrivati alla sesta edizione, è andato tutto bene. Speriamo che sono state tutte contente, abbiamo fatto la capra, le zeppe. E come è andata tutto bene? Speriamo che siano rimasti tutti contenti. Stasera abbiamo preparato la pasta del caso con sugo della capra. La pasta era fatta in casa e la capra l'abbiamo pigliata nelle nostre campagne e abbiamo cucinata per tutta questa bellissima gente. Ci siamo divertiti. Il segreto per fare queste cose ci vuole solamente passione. È l'unico segreto che c'è. È l'amore. Che con l'amore viene tutto bene. Corri al sapiri di così di figlia, come lontani lumari, mari, a mezzo mari c'è la villa nova, e giro uno virace degli speri, e c'è chi stanotti luna, vada da bella vignola, e danza con vento con lontani lumari. Anche quest'anno siamo riusciti ad organizzare la sesta edizione della Sagra della Capra grazie al contributo di una comunità che è sempre presente sul territorio, una comunità che anche se è piccola come numeri ha un cuore grande, e anche questa sera si è visto proprio la determinatezza che ha avuto questo gruppo, una squadra proprio che ha voluto con questo evento far conoscere le tradizioni di Junchi, tradizioni culinarie ma anche la festa della Madonna della Consolazione che ricorre la prossima domenica 10 settembre. Io sono emozionato perché non è stato facile organizzare questo evento in pochi giorni
ma con la forza di tutti, l'unione, siamo riusciti a realizzare tutto questo. Pronto? Comare Mariuccia, come state a Milano? No, comare, sono andato al mare, però non me l'ho fatto il bagno. E non me l'ho fatto perché non mi ho tagliato le pila alle gambe. No, comare, io non vado dall'estetista come andate voi, comare, a tagliarvi le pile. No, comare, a me le pile mi taglia mio marito con tagliaerba. Sto andando tra i tavoli, tra i nostri clienti, che tra l'altro volevamo ringraziare perché quest'anno abbiamo superato tutti gli altri anni, perché abbiamo, come si suol dire, sold out praticamente, tutti i tavoli pieni, un sacco di gente, siamo veramente orgogliosi, siamo veramente contenti che siete venuti a passare questa serata insieme a noi. Dicevo, sto passando tra i tavoli perché tra poco, quando finirà lo spettacolo di Nonna Cata e Ciccio Carere, ci sarà la Riffa, dove il terzo premio sarà una selezione di pasta de cecco offerta da Orizzonte Verde, il secondo premio sarà una bottiglia di Rupes e il primo premio, dopo il grande successo degli scorsi anni, sarà un capretto vivo, non morto, quindi un capretto piccolino da crescere. Volevo ricordare a tutti i nostri amici che il ricavato di questa serata, i giovani del Borgo di Junchi, questo comitato esterno che abbiamo creato, donerà appunto tutto il ricavato di questa serata al comitato feste per la realizzazione della festa della Madonna della Consolazione, che ricordo sarà festeggiata sabato 9 e domenica 10 settembre. Noi siamo felicissimi perché facciamo tutto questo per Maria della Consolazione. È anche un momento di ritrovamento, no? con gli amici, con i vicini delle contrade qui vicine, con gli amici di una vita, e quindi siamo felici. Grazie, grazie, grazie a nome di tutto il gruppo dei giovani del Borgo di Junchi. E adesso invece ci spostiamo direttamente a Scilla, dove si è tenuto in paese il sesto raduno della Fiat 500 ed il quinto memorial a Rocco in Besi. Guardiamo. Questa è una balilla del 1930. Io ho comprato tutta rotta. Piano piano, piano piano l'ho messa in sesto, e adesso cammina. La utilizziamo tanto per Che matrimonio, anche che ti chiamano eventi. Per eventi. Come vedi, questa quanti anni ha? È del 1930. È un pochettino più grande di me. Dove arriva intanto? Desiderno. Questa è la sua 500? La mia 500 di famiglia. Abbiamo avuto sempre la stessa dentro la famiglia. E adesso sono venuto a fare un raduno un po' lontano, però sono venuto lo stesso perché sono appassionato alle 500. Questa è la macchina dei miei sogni e ho fatto i soldi con questa macchina. Come ho fatto i soldi? È perché io avevo un magazzino di autoricambi e tutti i pezzi che ha questa macchina ce l'ho incamerati nel cervello, miliardi di numeri. Adesso però non mi ricordo. Quindi se io gli dico un numero del supporto, lei mi sa dire il numero? 986 671. Quindi sa tutti questi cose? Il numero della ruota, che è più facile, 412 2890, il numero del manubrio. Ma questi numeri sono sempre uguali, non è che fra 10 giorni cambiano. Quindi, e mi sono dedicato a fare questo lavoro. Adesso mi piace la 500, una delle tre ve la voglio vendere, ho la Topolina. Quindi c'è tre, la Topolina e una 500. La Topolina, no, quella di Fantozzi, la 500 bianchina e la 500. Da dove arrivate voi? Da Pachino. Da Pachino a Scilla, ecco. Sì, sì. Siete cinquecentisti sicuramente? Sì, no. Pachino è noto. Noto, quindi l'Infiorata arriva anche a Scilla, ecco. Sì, sì. Città dell'Infiorata. Ecco, siete amanti delle Fiat 500? Sì, tantissimo. Facciamo parte del club, anche noi. Quindi ogni raduno venite o i raduni più... No, noi andiamo oltre, ovunque. Dove ci sono raduni noi andiamo, noi siamo un gruppo abbastanza numeroso sul territorio, qualsiasi territorio. Quindi quando la Calabria chiama, la Sicilia risponde. Facciamo parte, io sono il fiduciario del Siracusa Sud, del Club Italia. Questa è una 500, che macchina è? Questa è una bianchina cabrio, però fa parte sempre del gruppo Fiat e... è il motore della 500. Quindi questa è la macchina che la sua gioventù con la sua moglie, con sua moglie, vi ricordano sì, l'innamoramento, ecco, da signora. Da Vibo Marina. Da Vibo Marina. Da quanti anni che avete la macchina? Quando... No, questa qua ce l'abbiamo da un 15 anni. Ah, quindi... Sì. Diciamo che è stata la macchina che sempre ho
ho avuto nel cuore praticamente da quando ero piccolo, perché gli passo 10 anni giusti giusti a lei, quindi ancora ero ragazzino quando è nata. Però ho avuto sempre mi è capitata l'occasione 15 anni fa di prenderla e l'abbiamo rimessa a nuovo, l'abbiamo ristrutturata tutta. Ed è, diciamo, la nostra bambina ormai, perché i ragazzi sono sposati, quindi ci dedichiamo un pochettino a lei. E fate questi raduni, ecco, andate nei raduni. Sì, sì, sì. Quindi è un modo anche per stare insieme, conoscere altre persone, altri divertirsi un pochettino, passare una giornata diversa dalle altre. Quanti anni ha la macchina? È del 65, quindi siamo vicino... 68 anni, 58 anni. 58 anni, 58 anni. Enzo Polimeni, ecco, ancora una volta è un raduno, uno dei più importanti raduni che tu organizzi per la Calabria, ecco. E ci troviamo oggi a Scilla, al sesto raduno Fiat 500, quinto Memorial Rock in Besi, e abbiamo superato i limiti di macchine, abbiamo esaurito tutto, le sacche, portanumeri. Devo dire che sono contento, un ringraziamento va a tutti i partecipanti. E Pino, tutti qua, siccome abbiamo un piccolo imprevisto, canta. È una bella location, una bellissima canzone, giornata, la passione aumenta sempre di più. Tanti nuovi cinquecentisti che abbiamo avuto oggi qui a Scilla, che dopo avere il piacere di conoscere. E niente, un ringraziamento a tutti i soci del Fiat 500 Calabria, che si trova a Lecce, che ci stanno seguendo da tutti i suoi giornata. E niente, grazie a tutti, Scilla, ma sono numerosi, noi siamo stati super numerosi e abbiamo sempre avuto tanti risultati, però cerchiamo di superare lo stesso. Grazie a tutti i cittadini e a tutti i possessori di auto di Mora, che sono tutti a Lecce. Ecco, oggi si ricorda vostro marito, signora. Certo. Si sale fino. Lui era un cinquecentista. Ecco, questa era la sua macchina. Sì, sì, sì. Lei usciva con lui, con la macchina, andava in giro. Sì, e non mi ha fatto mai fare... Guidarla. Ma sempre mi dicevo io, insegna. Sì, 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 sì. Ma lui era innamorato su, doveva farlo lui, lo faceva sempre lui. Lui ci teneva a questa macchina? L'ha presa zero, sotto zero, l'ha presa, pezzi proprio, era rotto, l'ha fatta in questo modo. Sì, sì, sì. Oggi, ogni anno si ricorda la figura? Ogni anno, no, la tengo sempre in casa, io così, poi chi lo sa, quando muoio io poi vediamo quello che succede, perché io ci tengo tanto, insomma. Ci spostiamo invece adesso a Crotone con l'autoritratto newyorkese, presentato appunto l'ultimo libro di Maurizio Fiorino. Sono quelli che a me piace chiamare, con molta retorica mi rendo conto, gli ultimi, cioè sono delle persone che stanno ai margini della società, ma che però, come dire, fanno parte della società, perché noi siamo abituati a considerare alcune persone come se non facessero parte del nostro io anche, no? Quindi anche dei lati di noi stessi che magari non ci piace vedere, che non ci piace affrontare. Ha scelto la sua città, Crotone, Maurizio Fiorino, scrittore e fotografo di punta, per presentare il suo ultimo libro dal titolo Autoritratto newyorkese. Il racconto di una generazione disillusa, tradita e irrimediabilmente sola, senza punti di riferimento, che vive l'erotismo come una forma estrema di incomunicabilità. Il 23enne protagonista ha lasciato l'Italia per andare all'estero a studiare fotografia. Per sbarcare il lunario fa il go-go boy nei locali notturni e il modello di nudo per artisti di secondo ordine, trascorrendo gran parte del suo tempo libero alla ricerca di stanze in affitto e di sesso usa e getta. È lì che incontra Luis, detto Lou, uno sregolato che passa le sue giornate in una casetta costruita su un albero fuori città, leggendo libri fantasy. L'esito, devastante, irrimediabilmente, sembra suggerirci l'idea che bisogna precipitare nell'abisso più profondo per venire a patti con la propria integrità. È ambientato nel 2008-2009 ed è stata la prima generazione di digitalizzata, cioè di persone che cercava sesso online, che cercava sesso nei forum, nelle chat, quindi diciamo che l'autoerotismo è una metafora proprio della solitudine, no? Che c'era
che avevamo dentro, quelli della nostra generazione. Quindi è metaforica, però nella storia in realtà il sesso, l'erotismo ha una, cioè penso sia il mio libro più sessuale, dalla prima all'ultima pagina, perché è proprio metafora del darsi, del regalarsi, del vendersi anche, quindi è presente in ogni pagina, e anche metaforicamente, anche a livello metaforico. E adesso insieme andiamo a guardare i titoli dei giornali. Riprendiamo la linea dallo studio della rassegna stampa, prime pagine dei quotidiani calabresi. Iniziamo col Quotidiano del Sud, edizione Calabria. Si parla di sanità al centro delle notizie più importanti di oggi. In apertura, PNRR, una spesa da 50 milioni di euro all'anno per il personale. Le stime della regione su centrali operative territoriali, case e ospedali di comunità. Bisogna accelerare i tempi, visto l'esempio del concorso sull'emergenza urgenza. Ci occupiamo del taglio alto, il titolo sottotestata, Giorgetti cauto, la legge di bilancio sarà prudente, super bonus negativo. Al forum Ambrosetti Salvini rilancia un piano sul nucleare, ci riusciremo in 10 anni. Continuiamo, ritrovato il corpo di Carmine Morello, segni di arma da fuoco, gli inquirenti qui sul luogo del ritrovamento, era scomparso il 9 agosto da Corigliano Rossano. Poi nello sport il Catanzaro vince e vola al primo posto, il Cosenza torna sconfitto da Brescia. La festa dell'unità Vibo Valencia con la presenza della Scelena a Vibo, anche in Calabria dice esiste il diritto a costruirsi un futuro. La segretaria del PD chiude la festa dell'unità. Chiudiamo con Gazzetta del Sud che riserva questa apertura, si parla di PNRR, la rimodulazione si complica, addio al reddito di cittadinanza, la Guilla insiste su un vero piano occupazionale. Calabria, il trasferimento degli interventi sui fondi di coesione richiederà modifiche all'accordo di partenariato. Due notizie nel taglio alto, titoli sottotestata, Crotone di siti fa privati venivano risolti dal boss Megna. Qui Domenico Megna in foto. Morello ucciso a colpi di pistola, il 49enne è scomparso a Corigliano Rossano il 9 agosto. I resti ritrovati dai carabinieri nelle campagne di località Strange. La vittima era andata a un appuntamento senza il telefono cellulare. Fotonotizia di centropagina, la sfida della Schlein sui salari e istruzione pubblica. La segretaria Demme chiude a Vibo la festa dell'unità del Partito Democratico Calabrese. Reggio trasporti integrati nell'area dello stretto, l'aeroporto resterà il biglietto unico. Poi denatalità in Calabria, sempre meno giovani, 92.000, cioè il 19% negli ultimi 10 anni. Abbiamo così completato il lunedì grande spazio ai temi dello sport con la terza giornata del campionato di Serie A che ha visto l'Inter battere la Fiorentina 4-0 e posizionarsi in testa alla classifica con il Milan a 9 punti. Ci fermiamo qui, linea che restituiamo alla nostra redazione. Torna davvero il maltempo in Calabria, prevista una settimana di piogge e temporali, ma andiamo a guardare meglio nei dettagli. Previsioni per oggi. Al mattino, sulle coste, schiarite con transito di velature sparse. In montagna, bel tempo con cieli sereni o velati. Nel pomeriggio, sulle coste, parzialmente nuvoloso con schiarite prevalenti. In montagna, molte nubi con deboli piogge intermittenti. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, parzialmente nuvoloso con schiarite prevalenti. In montagna, bel tempo con cieli quasi sereni. Nel pomeriggio, sulle coste, nubi e schiarite con possibili piovaschi. In montagna, nubi e schiarite con possibili piovaschi. Il meteo è stato presentato da... info@innovusimmobiliare.it www.innovusimmobiliare.it. Il nostro TG News finisce qui, alla prossima da Raffaella. Tragedia ad Amantea, un 27enne travolto da un treno, era vicino ai binari per ammirare i fuochi d'artificio.
Scuola, vertice regionale sul dimensionamento, giovedì l'incontro alla Cittadella, Prince afferma, confido nella serietà del lavoro di Provincia e Metro City di Reggio. Addio a Nicodemo Librandi, un grande calabrese che ha onorato l'Italia. I dati sono davvero allarmanti, lo conferma anche la CGA di Mestre, denatalità in Calabria, negli ultimi 10 anni 92.000 giovani in meno. Conclusa la 17ª edizione del Palio del Ciuccio a Guardavalle, una manifestazione popolare a carattere storico, numerose le presenze. Eccezionale riuscita della 6ª edizione della Sagra della Capra. Le somme raccolte sono state devolute alle spese della 115ª edizione della Festa della Madonna della Consolazione.